Algoritmica, che io rappresento, io sono Andrea Angiolini, si occupa di trading systems, per tutto quello che potete pensare che possono essere le fasi del trading system, quindi dalla valutazione dei sistemi alla formazione sull'utilizzo delle piattaforme alla fornitura dei trading system stessi. E a me piace chiamarlo sempre un hub di professionisti, quindi Algoritmica ha una struttura a rete perché è formata da diversi collaboratori. Due di questi sono qui con me questa sera, uno è Domenico Dall'Olio alla mia sinistra e uno è Francesco Placci alla mia destra, e con questi collaboratori costruisce quello che è tutto il proprio lavoro. Allora, rapidissimamente, sono professore a contratto mercati e strumenti finanziari a Ca' Foscari e sono un trader sistematico, sono partito anche io come trader discrezionale, come Fabrizio ho vissuto un percorso di tensioni, stress, vi racconto un rapidissimo aneddoto per farvi capire a volte situazioni assurde che capitano. In uno dei periodi più attivi della mia vita di trader discrezionale, lavoravo con quattro monitor, avevo la mia scrivania di 2 metri con quattro monitor enormi, seguivo una sera, avevo dentro 6 operazioni in cambi e era una serata abbastanza movimentata, avevo la mia primogenita, quasi 2 anni, un po' meno, 1 anno e mezzo, mi gattonava perché è cominciata a camminare un po' tardi, mi gattonava in giro per la stanza, a un certo punto è stata attratta dal gruppo di continuità, trick, mi ha spento il gruppo di continuità, ha saltato tutto, quindi riaccendo il computer, 40 minuti di scan disk per assicurarsi che sia tutto a posto, e intanto 6 posizioni in fiducia su valute che giravano, chissà cosa sta succedendo. E quindi insomma queste sono esperienze che ti fanno poi gradualmente, anche perché quando poi si diventa padre di famiglia il proprio profilo di rischio rendimento cambia radicalmente, quindi gradualmente si fa un percorso. Solo che parlare di sistemi di trading in opzioni è un po' complicato perché c'è tutta una quantità di problemi che devono essere risolti. Allora, io avevo un'azienda molto ricca, purtroppo dobbiamo ridurla all'osso. Allora, vantaggi delle strategie di sistema. Scusa, possiamo pubblicare comunque sul sito. Sì, d'accordo. Okay. Rapidissimamente, vantaggi delle strategie sistematiche, verificabilità. Io voglio sapere se le mie strategie funzionano, per prima cosa, quanto funzionano. La quantificabilità, tutti i parametri, soprattutto rendimento ponderato sul rischio, un parametro che molti sottovalutano perché ci sono sistemi che guadagnano bene, ma espongono a rischi che il trader normale non riesce a sopportare. Oppure a fasi laterali, come ci ha fatto vedere Riccardo prima, anche il suo sistema discrezionale che l'ha portato a vincere la competizione di trading ha avuto una lunga fase laterale che sfianca molti trader. Consistenza, fare sempre le cose nello stesso modo, obiettività, non farsi prendere dalle emozioni, estensibilità, per quanto uno sia bravo e riesca a reggere lo stress e il lavoro, più di 4, 5, 6 mercati fa fatica a seguire. Un sistema automatico parte e vi fa 20 mercati diversi 24/7, okay? Quindi c'è un'estensibilità che dove invece la capacità umana si ferma. Si può fare trading sistematico in opzioni? Sì, si può, però ci sono una serie di problemi che devono essere risolti. Tipicamente 3, i principali: una banca dati affidabile, e questo non è uno scherzo, un software di analisi funzionale efficace e fruibile, e anche qua ci sono una serie di scogli, e competenza. Competenza sembra una banalità, ma è importantissimo. Competenza non soltanto sullo strumento, ma anche sulla valutazione dei sistemi di trading, cosa di cui presumo vi parleranno anche Francesco e Andrea. Vado molto rapidamente a farvi vedere perché la competenza è importante. 2 esempi emblematici. Una delle strategie più comuni, naked put selling. Vendo put perché so che crea un flusso di cassa abbastanza costante nel tempo con un rischio controllato. Okay. Bene, allora, uno dei problemi del trading sistematico, perché molti discrezionali ce l'hanno su quei sistematici? Perché dicono, sì, ma voi usate il computer per trovare della roba che funziona per forza. Sono capace anch'io, ma poi funziona davvero nella realtà? È vero, bisogna stare attenti a usare il computer. Il computer deve essere l'ultimo passo del trading sistematico, non il primo. Non devo usare il computer per fare i sistemi, devo usare la testa per fare i sistemi. Il computer mi serve a dare la verifica del sistema che funziona nella mia testa, perché? Perché sono 17 anni che lavoro sui mercati, so come si comportano i mercati, so che certi pattern generano certi comportamenti.
uso il computer per dare una quantificazione di queste cose, ma l'idea nasce dall'osservazione, dall'esperienza. Questa equity line, secondo voi, è reale? Non ci sono perdite, soltanto guadagni, non ci sono mai drawdown, secondo voi è reale? Potrebbe se si usa la martingala, però prima o poi crolla. Non c'è money management qua, proprio è stupidissimo. Allora potrebbe essere reale. È vero ed è una banale, banalissima strategia che però ha 184 riscontri storici, non sono pochi, con un average trade di $48 che non è granché, però se non rischio mai di perdere, perché no? È una vendita di put, strike meno 50%, scadenza tra i 9 e i 13 mesi ogni mercoledì sera. Ogni mercoledì sera, perché il mercoledì si è rivelato essere il giorno più profittevole di tutti, ma tra un giorno e l'altro c'è una differenza di qualche dollaro, niente di che. Allora uno dice, ho trovato il modo di diventare ricco. Sì, ce l'ho fatta. No, ovviamente. Perché se vado a vedere bene dentro tutto, scopro che non ci sono le commissioni, non ci sono gli slippage. Ho usato il prezzo medio denaro lettera, che è difficile che sia effettivamente quello che trovo su una scadenza a un anno. Posso usare il prezzo medio su una scadenza fino a 3 mesi magari, ma un anno è difficile che il market maker mi esegua su un prezzo medio denaro lettera. C'è tutta una serie di cose a cui bisogna stare attenti. È soltanto per far vedere che il computer è l'ultimo anello della catena e devo avere le competenze per guardare queste equity con spirito critico e chiedergli può funzionare davvero o no. Questo devo avere. Un altro esempio emblematico, e non leggete qua perché ci arriviamo dopo all'altro esempio emblematico. E quanti azionisti ci sono in sala rimasti tra i sopravvissuti di questa lunghissima giornata? Mannaggia, volevo farvi una domanda. Le azioni si comprano o si vendono? Si vendono. Perché? Perché la statistica è dalla parte dei venditori. Vero, verissimo. Ma non significa che si possa vendere sempre. In qualunque condizione di mercato, in qualunque trend, in qualunque situazione. Straddle, meglio long o short? Dipende, non c'è una risposta. Straddle vuol dire compro con le put, stesso strike, stessa scadenza, stesso sottostante. Vuol dire fare una V. Fare una V che se mi va male, il sottostante mi scade sullo strike, cioè, mi butto dalla finestra quasi, che perdo tanti soldi. Però se guardiamo la curva blu, la cosiddetta curva at now, mi racconta un'altra storia. Mi racconta che nel breve termine io ho una posizione che non mi importa da che parte vado al mercato, dovunque vai io guadagno. Allora qual è il punto? Che se noi andiamo a studiare sul mercato e sappiamo che se rispettasse un modello normale avrebbe una distribuzione così, se andiamo a vedere il mercato vero ha una distribuzione che è fatta così, questo è un giorno e questo è 40, vedete che la forma è sempre quella, è simile alla normale, ma ci sono un po' di differenze importanti. La più importante è che la curva vera è molto più concentrata sulla media rispetto al modello, il che significa che la maggior parte delle volte il mercato non si muove in maniera rilevante. Però se io ho un sistema che mi identifica eventi di coda, cioè mi dà con una buona probabilità che nei prossimi X giorni il mercato partirà da una parte o dall'altra, è meglio essere compratori di opzioni che non venditori. Perché il venditore punta alla parte centrale della curva. Questo è quello a cui ambisce il venditore. Questo è quello che cerca il compratore, da una parte o dall'altra. Ci sono situazioni in cui il mercato è più probabile che vada in un evento di coda? Sì. Come faccio a scovarle? Con lo studio. Devo studiarmi i mercati, capire quando il mercato si mette in posizione di fare molto probabilmente un evento di coda. Quando? Tipicamente quando c'è alta volatilità. Ma come? Ma la volatilità non è mia reverti? Sì, è vero, ma non subito. La volatilità torna in media, ma non subito. Non è che se vi fa lo spike di volatilità domani torna in media. Ci mette un po'. E se supera un certo livello, volatilità chiama volatilità, uguale ancora turbolenza. Turbolenza chiama turbolenza. Ed è quello che sto cercando io, la coda. Perché sulla coda, comprando opzioni, ho un rischio molto più basso che non essere venditore, e in pochi giorni io ho una struttura che mi va in guadagno dovunque vada al mercato, non devo più fare previsioni. Vorrei dirvi 200 cose, ma il tempo è tiranno, devo anche non perdere un treno. Se vi interessano le opzioni, se volete imparare le opzioni o semplicemente avete qualche curiosità,
quantooptions.it è il sito del percorso di algoritmica dedicato alle opzioni. Visitate il sito, che è bruttissimo, lo dico, infatti è la prima cosa che ho in agenda da fare appena un attimo, ci devo mettere. Mandatemi una mail, mi trovate anche su Skype, su Facebook, su Twitter. Twitter devo dire non mi piace molto, preferisco Facebook. E lascio la parola ai miei colleghi, perché sennò andiamo veramente fuori tempo. Grazie a tutti. Algoritmica è un po' come, sembra forte come parola, come mission, però quella di portare la conoscenza sull'utilizzo dei sistemi alle persone. Almeno siamo nati con questa idea. Sulla scia di questa idea abbiamo sviluppato una piattaforma che si chiama Trading Robot, che è gratuita, e vi invito appunto ad andarla a vedere. Attraverso questa piattaforma potete avvicinarvi in modo abbastanza semplice, no? Non è mai la parola giusta, non si parla di trading, però più semplice di quello che è solitamente, al trading automatico, direttamente proprio con le vostre mani. Qualcuno di voi già fa trading automatico? Nessuno. Meglio, così almeno. Con il trading robot? Con il trading robot? Beh, bene. Bene. Praticamente, di solito, quando si lavora con il trading sistematico e automatico, ci sono diversi problemi, quello della valutazione della strategia e quello della messa a mercato della strategia. A me piace molto lavorare con multicharts, però, e abbiamo anche un percorso formativo in cui insegniamo a lavorare con multicharts, però ci rendiamo conto che lavorare con multicharts richiede delle conoscenze di un certo tipo e che richiedono anche uno studio pluriennale, probabilmente. In 3 mesi non si impara a utilizzare una piattaforma di trading. Per chiudere il discorso, abbiamo cercato di avvicinare le persone al trading automatico mettendo a disposizione di tutti questa piattaforma che automatizza il trading system ed è gratuito. Quindi, ripeto, sul sito trovate tutto il materiale informativo, i video. Vi invito anche a visitare il nostro canale di YouTube, perché abbiamo iniziato a pubblicare tutti gli interventi che abbiamo fatto fino a qualche mese fa, ogni mese, formativi sui trading system attraverso i webinar. Sono tutti video pubblici e quindi, sempre per continuare quello che dicevo prima, se volete avvicinarvi al mondo del trading sistematico e automatico attraverso algoritmica, sicuramente trovate un sacco di materiale gratuito per iniziare a capire di che cosa si sta parlando. E visto che forniamo anche trading system, di recente abbiamo pubblicato sul sito alcuni sistemi sul DAX, visto che è uscito il nuovo contratto mini, e stiamo revisionando tutto il sito, sempre per cercare di stabilire questo punto di contatto fra chi già conosce il trading sistematico e automatico e chi lo vorrebbe conoscere. Se andate su alcuni di questi sistemi, ad esempio sul Clipper 2, troverete che abbiamo messo un modulo, a parte la descrizione del sistema, visualizzazione, ecco, è arrivata, in cui abbiamo pubblicato e pubblichiamo di tutti i nostri sistemi le equity line in tempo reale. Quindi potete seguire l'andamento dei nostri sistemi in diretta, ogni sera se vi collegate vedete già le equity line aggiornate. Però non vi voglio far vedere questo per interessarvi al sistema stesso, ma per farvi capire che attraverso l'utilizzo di questi strumenti potete iniziare a fare analisi dei sistemi. E l'analisi parte dall'equity line, vedete? Così a me piace pensare. Te, Francesco? Sì, diciamo che nell'equity line può aver preso tutto. Tutto quello che sono le statistiche di sistema, quindi già è un colpo d'occhio che ci fa capire, spesso io faccio così, ho preso una strada sbagliata, ad esempio, o comunque che la strada può essere profittevole nello sviluppo del sistema, guardando semplicemente le equity line. È chiaro che poi dopo bisogna scendere in dettaglio, però ecco, l'idea era quella di consentire a chi magari ci conosce, è interessato ai trading sistematico, verificare cosa stanno facendo i nostri sistemi, che permettono, sono sistemi che tradiamo personalmente i nostri portafogli giorno dopo giorno.
quindi aggiornati in tempo reale. C'è l'operazione, credo questione di minuti? No, qualche secondo si vede sul sito. E li stiamo aggiornando con tutti gli storici perché, come diceva prima Fabrizio nel suo intervento, un conto è l'analisi del sistema, un conto è il trading certificato, no? Bene, allora, vedete che qui ci sono due colori nell'equity line. La parte blu, che è anche la più bella, è tutto lo storico, è la parte di analisi del sistema, la parte che abbiamo scoperto dopo. Esiste e sviluppo. Esatto, quindi nessuno ha mai, meno di noi, che abbiamo sviluppato questa strategia, utilizzato questa strategia in questo periodo storico. Una volta che abbiamo definito la strategia attraverso l'analisi del performance report, attraverso l'ottimizzazione, lo stress test del sistema, tutte le fasi, i processi che sono stati per la valutazione del sistema, abbiamo iniziato ad utilizzarlo e da qui cambia il colore. Quindi ci vuole del tempo per vedere come procede il sistema, ma questo già vi fa capire che anche chi conosce i sistemi ha bisogno di tempo, perché una volta che ha trovato il sistema giusto ci vogliono dei mesi prima di capire se quel sistema si può proiettare al mercato oppure no. Per andare un po' oltre, abbiamo pubblicato il performance report storico del sistema. Il performance report storico del sistema in multicharts, che è più completo di quello che pubblichiamo noi sul sito. Noi sul sito pubblichiamo la equity line, potete fare delle interrogazioni per periodo, ad esempio andare a vedere solo nell'ultimo anno come è andato il sistema, piuttosto che in particolari fasi di mercato, e vedere un riassunto di quelle che sono le principali metriche del sistema. Qualcuno di voi conosce un po' le metriche dei trading system? Uno sì. Quindi prova le date in allora, magari usare gli ultimi minuti per parlarvi di quelle che sono le metriche più importanti per la valutazione di un trading system. Magari su questo cederei la parola a Francesco. Allora, dico una banalità, però è innegabile che come prima cosa si va a vedere se guadagna o non guadagna, quindi poi sappiamo benissimo che in realtà questo non deve essere il primo parametro, perché avere un sistema che guadagna tanto a fronte di forti rischi o forti oscillazioni chiaramente non è la cosa che può fare per tutti. Quindi io personalmente, oltre a quanto guadagna il sistema, vado a vedere quello che è il drawdown storico, che sostanzialmente, non so se sapete cosa sia, ma è da un picco di guadagno a un picco di perdita, cioè il periodo più negativo che ha avuto il sistema nella sua vita, no? E questo lo metto in rapporto al net profit, quindi al profitto che ha avuto il sistema. Quindi il mio sistema deve essere in grado di aver guadagnato n volte il massimo drawdown storico. Non esistono numeri validi in assoluto. Quando io metto a mercato un sistema mi piace vedere un numero meno superiore a 10, poi dipende tutto anche dall'arco di tempo in cui valutiamo il sistema. Ad esempio, in questo sistema il drawdown storico, almeno storico dell'equity che si vede qua, è da qui a qua, cioè la più grande ampiezza più grande che c'è tra il punto massimo che è mai stato raggiunto e il punto minimo. Chiaramente potrebbe essere anche questo un drawdown, però è inferiore rispetto a questo. Anche questo è stato un drawdown, quindi attraverso l'analisi dell'equity line già si inizia a capire l'entità del rischio della strategia rispetto a quello che ha poi prodotto, e che poi evidentemente quando solitamente si inizia ad utilizzare un sistema siamo di solito qui. E quindi aver analizzato bene quello che è lo storico del sistema ci aiuta a capire, a comprendere quelli che saranno i rischi, che non saranno gli rischi certi che avremo con quel sistema, ma i rischi che ci dovremmo dare e dovremmo accettare per utilizzare quella strategia. Quindi non sono disposto ad accettare una perdita di pari misura del drawdown, bene, allora quel sistema può essere il più bello del mondo, ma non va bene, perché il trading system potrebbe ripetere la stessa perdita nel futuro, e anzi, esatto, ma non solo, non la ripeterà magari con la stessa dimensione. Quindi mi devo già mettere nella testa che se voglio utilizzare quella strategia devo poter accettare interiormente, quindi prima devo parlare con me stesso, accettare di
assumermi quel rischio. Ed è questo uno dei vantaggi, secondo me, più interessanti del trading sistematico, perché mi permette di conoscere prima quello che è il rischio associato alla strategia. È chiaro che non posso sapere se quella strategia continuerà a funzionare. Per capire questo ho bisogno di fare tutta una serie di passaggi di valutazione del sistema attraverso lo storico, attraverso l'ottimizzazione dei parametri, attraverso la World Forward Analysis, la Monte Carlo Analysis. Ci sono tutta una serie di passaggi che ci permettono di dire che quella strategia è robusta oppure no, chiaramente sempre a livello probabilistico. Certo. Concordo con quanto diceva prima Fabrizio, l'approccio della semplicità è l'approccio vincente. E io mi ha fatto riflettere quando prima Fabrizio diceva: a volte mi vergogno quando condivido il mio lavoro perché si vede che sono quattro righe di codice. Ecco, io cerco sempre di fare sistemi che siano quattro righe di codice, quindi da quel punto di vista ho sentito una vicinanza. Il mio sogno è fare un sistema che sia una riga di codice. Non ci siamo ancora riusciti, ma quindi la semplicità prima di tutto, perché se un sistema che lavora sulla base di poche regole semplici, è molto probabile che ho trovato qualche cosa che veramente esiste. Non ho, diciamo, forzato il sistema, il mio backtest ad essere adeguato a quello che ha fatto nel passato il mercato che andiamo a tradare. È molto probabile che con poche regole il mio sistema continui a funzionare in futuro. Quindi, tornando ai parametri importanti, sicuramente il numero di operazioni che fa un sistema. E se io ho un bel sistema con una bella equity line che mi fa un campione statistico di operazioni sicuramente ampio, in questo caso vediamo comunque di operazioni notevoli, partiamo dal 2012, quindi non è uno storico. È quasi tutta out of sample in realtà, cioè è tutta trading reale sostanzialmente. Qui manca, stiamo aggiornando appunto, come vi dicevo prima, il sito anche con tutti gli storici di valutazione. All'inizio eravamo partiti con questa novità nel sito pubblicando solo gli eseguiti reali, invece ci siamo resi conto che poteva essere molto utile per l'utente finale anche vedere tutto quello che era lo storico del tutto il lavoro che era stato fatto per decidere che quello era uno dei sistemi che si poteva applicare, come ad esempio questo qui che di recente abbiamo pubblicato sul DAX. Quindi direi il numero di operazioni sicuramente uno dei fattori più importanti, e a seconda dell'operatività che andiamo a fare che leverage trade sicuramente è da tenere in considerazione. Per leverage trade che si intende il valore medio delle operazioni in profitto, che deve essere capiente relativamente ai costi ai costi commissionali e allo slippage, soprattutto se facciamo una operatività molto spinta intraday, dove le commissioni e la differenza tra il prezzo teorico e l'eseguito reale che ho possono impattare molto. E avere una strategia che sviluppa un trade medio profittevole e ampio mi fa stare più tranquillo. Quindi questi sono un po' i parametri che noi abbiamo voluto inserire nel sito per consentire a chi vuole verificare l'andamento in tempo reale dei nostri sistemi di fare una valutazione, diciamo così, iniziale. Poi se vuole scendere nel dettaglio, come diceva Andrea, è possibile scaricare il report completo e vedere, diciamo così, tutte le metriche che servono per valutare un sistema nel dettaglio. Però già, diciamo così, a colpo d'occhio dal sito c'è modo di verificare la bontà più o meno dei vari sistemi. Sì, ad esempio qui c'è tutto il report di Multicharts con non solo l'equity line close to close, ma anche quella dettagliata, che dimostra tutte le escursioni dell'investimento anche intra trade, si dice, cioè all'interno dell'operazione, quindi non solo a trade concluso. Se il trade ha guadagnato 100 nella equity line si vede più 100, ma magari c'è stato un momento in cui durante quell'operazione il trade perdeva 2000. Allora nella equity line close to close non si vede la perdita, e nella equity line dettagliata invece sì. Quindi sicuramente la equity line dettagliata è sempre meglio vederla anche per valutare il drawdown. E adesso purtroppo il tempo è tiranno, il mio invito sicuramente è quello di andare a visitare il sito di Algoritmica. Nelle sezioni di formazione dei percorsi formativi ci sono tutte le prime lezioni
e dei corsi. Vi invito a vederle, anche se appunto potreste non essere interessati a fare un corso, perché comunque sono tutti spunti per avvicinarsi sempre al mondo del trading sistematico e automatico. Lo stesso sul canale di YouTube, stiamo pubblicando settimanalmente 2 o 3 video, e quindi ne trovate veramente tanti, sull'high frequency trading, anche generici, proprio sul trading sistematico ovviamente, e secondo me è un materiale molto interessante per chi è interessato ad avvicinarsi a questo mondo. E direi che abbiamo concluso, visto che grazie. Vi ringrazio tanto.